Bentrovati con l'informazione di Termoli.tv. Lite violente in via De Gasperi a Termoli. Ex coniugi finiscono scortati al pronto soccorso dai carabinieri. Ma vediamo cosa è successo nel servizio di Francesco Antrone. Sono finiti ambedue al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli nel tardo pomeriggio di ieri, 15 aprile 2013, i due ex coniugi, lui termolese e lei straniera, protagonisti di una violenta lite domestica. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero spinto l'uomo a prendere a calci la donna, che, per difesa, avrebbe preso un detersivo per pulire i vetri e l'avrebbe spruzzato negli occhi dell'uomo. L'episodio, non proprio singolare, dato che l'ex coppia è già nota alle forze dell'ordine, è avvenuto nel pomeriggio di ieri nell'abitazione di via De Gasperi a Termoli. Giunti sul posto, i carabinieri hanno cercato di calmare l'ex coppia e sarebbero stati proprio loro ad accompagnarli al pronto soccorso. A quanto pare le urla hanno destato l'attenzione dei passanti e vicini, che avrebbero più volte sentito la coppia litigare animatamente. Sarebbero stati proprio questi ultimi a chiamare le forze dell'ordine. A Rotello i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita un imprenditore di 47 anni di Santa Croce di Magliano. L'uomo avrebbe ricevuto lo sfratto dal caseificio di proprietà della comunità terapeutica Molise, ma si sarebbe appropriato di alcune attrezzature. Queste ultime sarebbero state portate presso l'azienda agricola di sua proprietà e grazie all'intervento dei militari le attrezzature sono state restituite al possessore. I carabinieri della compagnia di Via Martiri della Resistenza hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 26enne di San Martino in Pensilis. Il giovane era alla guida della sua Fiat 600 sulla statale 87 quando è finito improvvisamente contro il guardrail senza coinvolgere nessun'altra vettura. I carabinieri giunti sul posto hanno constatato che il 26enne aveva un tasso alcolemico di 2,5 grammi ed hanno provveduto al ritiro della patente. Il PDL di Termoli ha un nuovo coordinatore ed è Andrea Di Siena. In comune però non sono mancati dei malumori, ma vediamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. Un'assemblea provinciale, quella del PDL, ricca di nomine, quella svolta ieri sera a Termoli. Il coordinatore Pierluigi Lepore ha aperto i lavori di confronto con i vari rappresentanti del partito presenti. Sotto la lente la scelta del nuovo coordinatore cittadino del PDL a Termoli e dei delegati comunali del partito per quanto concerne Campomarino e San Martino. Lepore aveva ricevuto una lista di nomi che il PDL termolese gli aveva proposto, a far ben intendere che ci fosse l'imbarazzo della scelta. Da una valutazione d'insieme, sentendo il coordinamento, lo stesso Lepore avrebbe dovuto operare la sua scelta e così è stato nella rosa proposta nel documento del PDL di Termoli. C'era anche il suo nome. Il medico Andrea Di Siena è il nuovo coordinatore cittadino del Popolo delle Libertà. Il dottor Di Siena, conosciuto anche per i suoi impegni dirigenziali in ambito calcistico con il Termoli Calcio, è medico alla ASREM di Termoli con l'incarico di direttore del SIAN. Era presente all'assemblea il presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Alberto Montano. Non mancano però malumori. Tra gli esponenti del partito seduti negli scranni del Palazzo di Città serpeggerebbe un profondo dissenso su questa scelta. Se ne potrebbero vedere delle belle. I due delegati, comunali per Campomarino e San Martino, sono invece rispettivamente Vincenzo Glave e Michele Santoro. Capitan Ventosa di Striscia la Notizia è arrivato a Esernia. Il motivo è la caccia a Batman, ovvero che colui che con tanto di calzamaglia e costume del noto personaggio di Gotham City gira di notte per la cittadina per sorvegliarla e tenerla lontana dai malviventi. Il Mosaico, la Lipu e il Centro di Salute Mentale di Termoli insieme per un nuovo progetto sociale. Ma vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio. La cooperativa sociale Il Mosaico, tra le diverse tante iniziative che porta avanti, è da tempo impegnata anche in programmi di inserimento lavorativo attraverso tirocini informativi con il Centro di Salute Mentale di Termoli e dal 2011 gestisce il progetto Centri per l'integrazione sociale lavorativa di pazienti psichiatrici. Proprio nell'ambito di questo progetto, promosso dall'ASRM e della Regione Molise, è nato questo nuovo laboratorio di artigianato, ambiente e inclusione sociale lavorativa. Si tratta di un progetto, ha detto Malinconico, che permette ai nostri
compagni di viaggio di uscire dai luoghi della riabilitazione, cercando così di evitare che le cure e le terapie, seppur efficaci, siano limitati ai luoghi di cura. Presenti anche Antonio Lalli, rappresentante della cooperativa Il Mosaico, e Carlo Meo, responsabile dell'Oasi Lipu di Casa Calenda. La cooperativa Il Mosaico, grazie alla supervisione della Lipu, ha realizzato alcuni di questi nidi, mangiatoi e back box per aiutare l'avifauna dell'Oasi Lipu di Casa Calenda a contribuire alla conservazione della natura. I ragazzi del centro di salute mentale, infatti, hanno creato, seguiti da tutor, diversi di questi nidi. La Lipu ha per scopo la protezione degli ambienti naturali e della biodiversità, con particolare riferimento agli uccelli, diretti indicatori ecologici. L'idea per questo progetto, ha detto Carlo Meo, era partita per cercare di realizzare qualcosa di utile ai fini della didattica e della conservazione della natura. Doppio appuntamento con la musica a Campomarino questa sera e domani sera alle ore 19:15 presso la sala teatrale della parrocchia della Chiesa del Santo Spirito a Campomarino. L'assessorato alla cultura, in collaborazione con gli allievi della scuola media Carriero e con il gentile e prezioso sostegno del parroci Don Rosario e Don Stefano, si esibiranno in due serate consecutive al pianoforte, attennando brani classici e moderni. Concluderà la performance il professor Rino Tartaglia, docente della scuola media. Bene, questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete scriverci all'indirizzo mail redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata.